Inazuma Eleven è una serie animata, un videogioco, un manga e tutto ciò che ha fatto parte dell'infanzia di migliaia di ragazzi, compresa la mia. La famosa serie nota da tutti è nata nel 22 agosto del 2008 come un videogioco di ruolo, classico stile RPG per Nintendo DS, successivamente distribuito in Europa nel 2011. Prima di continuare con il video, vi avviso che da stasera ogni mercoledì e venerdì sarò in live con il primo gioco di Inazuma Eleven, ovvero quello per Nintendo DS. Non mancate, trovate il link in descrizione. La serie animata ci fa immedesimare nella storia di Mark Evans, un ragazzo delle medie appassionato di calcio che frequenta la Raymond e desidera partecipare al Football Frontier, un torneo di calcio giovanile giapponese nel quale sono presenti le migliori squadre del paese. Torneo che negli ultimi 40 anni è stato dominato dalla Royal Academy. Da una trama così semplice si va a sfociare in grandissime e interessantissime sottotrame. Infatti il protagonista, a caso di una squadra composta di compagni svogliati, spesso si allena con i bambini delle elementari in un campo al fiume. Scelta molto discutibile, ma continuiamo. Perché è proprio durante in uno di questi allenamenti che viene introdotto un ragazzo misterioso, il quale soccorre Mark e i bambini da una lite con dei bulli, ma lasciando un alone di mistero intorno a lui. Successivamente si verrà a scoprire che il ragazzo ha abbandonato il calcio per qualche motivo ignoto, motivo che ovviamente susciterà curiosità a noi spettatori, che continueremo a guardare la serie per scoprire questi ed altri misteri. Però, per continuare ad essere una squadra e continuare a giocare, la scuola organizza un amichevole, e il risultato deciderà il futuro della squadra. Così Mark è costretto a dover radunare gli altri 4 giocatori, dato che la sua squadra era composta solo da 7 persone. Riesce a reclutare gli altri 4 giocatori, ma arriva al giorno dell'amichevole a giocare in squadra con 10 giocatori inesperti e Willy, perché Willy non si può classificare nemmeno come essere umano. Però fermi, non vi ho detto contro chi si disputerà l'amichevole. Infatti dovranno affrontare l'attuale Royal Academy. La partita inaspettatamente va un disastro. Infatti la squadra avversaria usa i giocatori della Raymond come sacchi da box, soprattutto Mark. Dai, 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 dai. Va bene, ho capito, mi unisco alla squadra. Grande! Ed è qui che ci soffermiamo sulle scelte del calcio che viene mostrato. Infatti è un calcio che non ha niente a che fare con quello della realtà, dato che i giocatori sono in grado di usare delle tecniche speciali durante la partita, come evocazioni di draghi, terremoti, sdoppiamento del corpo e chi più ne ha più ne metta. Più la serie prosegue e più scopriamo informazioni sui protagonisti della serie, ed è così che notiamo che tutti i personaggi sono estremamente stereotipati, ma allo stesso tempo molto realistici. Per intenderci, parliamo di Axel. Ci viene detto che ha smesso di giocare a calcio a causa di un incidente successo alla sorella, la quale venne investita nel mentre andava allo stadio per guardare la partita del fratello, ed è così che lui smise di giocare. È chiaro che è molto esagerata come scelta, ma alla fine è pur sempre comprensibile, il ragazzo si è accollato tutta la colpa. Proprio per questo si è ripromesso di ricominciare a giocare a calcio soltanto al risveglio della sorella. Oppure Nathan, uno dei due miei personaggi preferiti, il quale, un ottimo corridore, decide di lasciare la corsa per un periodo per aiutare Mark con la squadra di calcio, ma successivamente si rende conto che il calcio gli trasmette più emozioni dell'atletica. Per questo motivo vi dico che sono personaggi estremamente umani. Ritornando al discorso di sottotrame, la serie ci presenta un antagonista, Ray Dark, lo spietato allenatore che a sua detta odia il mondo del calcio, che però cerca sempre un modo per far vincere la propria squadra, usando anche metodi illegali. Quindi a un certo punto della serie si arriverà a scoprire che la Royal ha vinto tante partite grazie ai suoi inganni. Con il proseguimento della trama si ha anche un proseguimento delle squadre, che ci vengono fatte vedere. La serie riesce a mostrare sempre delle squadre uniche e con un concetto ben definito alla loro base. Prendiamo in esempio la Occult, seconda squadra affrontata dalla Raymond, con giocatori misteriosi con tecniche che usano incantesimi e sortilegi. Anche la personalizzazione delle squadre è molto azzeccata, infatti i giocatori sono ricollegabili al mondo dell'horror e del thriller, come Mask, il portiere, estremamente ispirato a Jason di Venerdì 13, oppure Mummy, ispirato a una mummia, Lupone, ispirato ai licantropi e tanti altri. Una delle tante altre squadre caratterizzate è la Wild, piena di giocatori bestiali ricollegabili ad animali, e anche il loro stile di gioco è adattato all'animale e al loro associato. La cura per i dettagli di certo non manca, se bensì ci sono tanti aspetti positivi e ben calcolati, abbiamo invece la gestione delle partite, che nel 90% dei casi va sempre a sfociare nello stesso cliché. Infatti ogni partita inizia per un motivo o per un altro con uno svantaggio della Raymond, che dovrà poi, con degli escamotage,
recuperare la situazione negli ultimi minuti della partita, un po' come nella terza stagione di JoJo, dove i protagonisti sembrano in svantaggio per quasi tutta la durata della battaglia, ma riescono sempre con degli stratagemmi a cavarsela. Tornando ad Inazuma Eleven, è ovviamente una soluzione che si è scelta per tenere lo spettatore attaccato allo schermo, e tutto questo riguarda solo la prima parte dell'anime, che va a concludersi con una delle partite più belle dell'intera serie, partita nella quale una Raemon con esperienza alle spalle deve affrontare la Zeus, una squadra che fa uso del nettare degli dei, una sostanza che aumenta le doti fisiche dei giocatori, una sfida a senso unico, che però grazie alla fermezza del capitano della Raemon riuscirà a ribaltarsi e a portare la Raemon alla vittoria del Football Frontier. Questo è Inazuma Eleven, un qualcosa che è riuscito a lasciare il segno. Che emozioni! Questo video è pieno zeppo di ricordi e feelings. Io vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e ditemi voi cosa ne pensate di questa bellissima serie. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!